Fatto il mio casting
di Napoleone, fu l'entrato di Giulio II, lo stato di qualsiasi. Poi è morto sepolto in una bellezza, però noi lo vediamo là, dopo 500, 200, 100 anni, 50 anni, e lo vediamo sempre là. Magari ci sono quelli di voi anonimi, però sono lì. E quindi idona, che fa anche figurativa, la pittura, la fotografia, idona l'immortalità. Quindi questa cosa prima, no? Quindi questo è proprio l'accento. E quindi siamo nel studio fotografico che ringrazio Antonio Solazzo, che si mette a disposizione sempre. Quindi la sinergia, che è bella semplice tra gli arti, la sinergia dell'arte della fotografia messa a disposizione per l'arte della pittura, perché ormai dal 2020, in questo caso dal 2022, chi si mette a stare in posa con la bambina, come vedete, e manco lo chiedo, nessuno sa, anche se qualcuno è contento tu, alcune cose dal vivo io ho fatto, però infatti si fa insieme agli occhi, la bocca, sì, se no poi spendere se sono stanchi. E quindi ho detto, ci siamo più fatto le cose, abbiamo fatto tutto. Quindi abbiamo conosciuto Padre. Questa è la premessa. L'opera è, si intitola Luce del mondo. Parliamo di iconografia e iconologia. Parlare con le immagini e scrivere con le immagini. Abbiamo questo bianco. Il bianco è la potenza, l'infinito, la luce, che la luce non è giusto. Sapete per forza, ma luce è bianca. Ma sono secondo me a Milano. A Milano non vedo i raggi del sole, ma vedo bianco. Mi avete voi gli occhiali da sole perché mi danno un bianco e mi fastidio. Però quella è la luce. Questa luce, che viene già da Dio, va a inglobare la figura di Maria. Perché da quando ho avuto l'incezione, questa luce è entrata dentro di lei, quindi va a inglobare tutto. Poi abbiamo questo, non è più Marianna, fa il ruolo, abbiamo questo bambino di Gesù, avvolto in un drappo rosa. Se noi prendiamo anche il libro, non so se c'è qualche questo è l'altro, lo apriamo e vediamo un'opera di Botticelli, di Raffaello, di Tiziano, sì. E vediamo che gli uomini, San Giovanni, qualsiasi apostolo, anche lo stesso Cristo, questo drappo rosa. Ormai rosa si collega solo al femminile. Invece fino a 100 anni fa, qualcuno non usa però di meno, fino a 100 anni fa si usava con prepotenza dell'arte liturgica. Perché poi dobbiamo distinguere arte sacra e arte liturgica. Questa è arte liturgica. Poi questo che pone l'arte di quello spiegato voi. E quindi rosa, perché rosa? Come si crea rosa? Rosso e bianco. Esatto. Ma tu sei fatto. Rosso è bianco, il rosa. Il bianco è la purezza di Cristo, è la luce di Cristo. Il rosso è la sua passione, sia per l'uomo che sia la passione di Pasqua, quindi il suo sangue. Uniti questi, fai rosa. Poi, durante seconda, altra spiegazione, poi rispondo a lui. Altra spiegazione, quando c'è la messa, c'è il momento della consacrazione e si mette, ci sono le due specie, il pane e il vino, e il vino, ma siccome io che faccio il chicchettone o il minestrante o qualcuno dice il minestrone, faccio il minestrante e aiuto il sacerdote e gli passo due ampolle, una è l'acqua e l'altra è l'acqua, il vino e l'acqua. Il vino è rosso e l'acqua è trasparente ma è bianca. E quindi le due specie di rosso. Poi il sacerdote mette una goccia di acqua nel calice perché è l'umanità che entra in Cristo. E poi c'è il fatto di Loncino che quando l'ha trafitto c'è scritto esci, acqua, sangue e acqua. E quindi a sua volta abbiamo nel rosa il sangue e l'acqua di Cristo. Inglobato dal corpo, il corpo è già il corpo di Cristo, quindi il bambino. Quindi questo mix. Quindi l'acqua di Cristo. Poi abbiamo il tondo, che è la parte dell'ostia. Eccola qua. L'ostia. Già tondo.
sono andato per Cervia e io questo signore, io desidero un blu notte. E abbiamo tutto fatto, va bene, la cercare nessuno siamo in blu notte. Perché sto povero Cristo è nato nella notte di Natale. Quindi non c'è questa più notte, questa notte a un certo punto arriva e lontano vedo questa luce che si taglia. Prof, che si taglia. Ed è questa luce nuova, questa luce del mondo che nasce. Ma questo blu notte è anche la notte dell'uomo, dell'essere umano, che tutti abbiamo la nostra notte. Tuttora, lo sappiamo, questo fatto della guerra, ma non dobbiamo riflettere, anche nel pianerotto, anche la nostra stessa casa, abbiamo le guerre. E quello è la notte dell'essere umano. Ma in questa notte, se qualcuno desidera, lo spirale entra a questa luce che poi ti fa la pace di non attaccarti a me una volatile oppure ti fa un po' di pace, quindi questa luce entra sempre in questo blu notte forma romboidale. Cosa mi ricorda tanto nel mi ricordo gli ultimi quindi il rombo, cosa ci ricorda il rombo? Signore, cosa ci ricorda? Una è dorata e una è accettata. Potere spirituale, potere terreno. Ecco le due nature di Cristo, quella terrena e quella della natura umana. Tre stelle, una, due, tre. Nell'arte contemporanea, nell'arte occidentale, ce le siamo un po' dimenticate, ma i nostri amici orientali, gli ortodossi, non se la sono dimenticata. Se noi vediamo qualsiasi nostro amico Sergente iconografo, il mio amico che è iconografo, lui fa le Madonne con le tre stelle. Noi vediamo una stella qua nel mondo, una stella sulla spalla, dovrebbe esserci anche un'altra stella nella tua spalla, per essere coperta da un bambino.
ora ci sei, voglio da adesso. E quindi anche la natura, prima umana, di Maria, Pedro prima, e poi diventata divina. Poi stiamo andando alla conclusione. Questo è quello che mi impegna io, gli altri sono di sciallo. Poi abbiamo, come una freccia, abbiamo questo oro. L'oro è sirena, anche i coreografi ce lo insegnano. L'oro è simbolo della divinità. Ma è come se fosse una freccia. In questo quadro c'è l'alfa e l'omega. Non è un quadro molto semplice, la Madonna con un bambino, la Madonna della maternità. E qui c'è l'alfa e l'omega. Va qui, a qui, e da qui, a qui, e per cui dall'altra parte, so precisamente 33 centimetri. Se andiamo col metro sono 33, infatti io ho detto al commissario, ma inizio, tanta pazienza, ma li fai 33 centimetri, perché sono gli anni di Cristo. Quindi qui c'è la nascita, la vita e la morte, perché porta tutto il suo sacrificio, quello che c'è dopo, che c'è dopo il sangue, l'acqua, il vino, tutto per portare verso l'alto. E questa è la croce di Gerusalemme, perché è succeduto là, ed è la croce pentacrociata, ossia le cinque pieghe di Cristo, le mani, i piedi e il costato, quindi dalla sua nascita alla sua vita, alla sua morte, come una freccia porta tutto verso l'alto. Ecco perché è un quadro liturgico e non padre Pio, è più facile. È tutta questa storia. E forse una ragazza l'ho comprato in privato, perché io spiego tutta questa cosa. Ma che c'è uno scambio, non scappare. E questa qua è luce del mondo. Thank you.